Su Radio Stella Città torna l'angolo dell'esperto ogni lunedì con l'avvocato Paolo Tagliaferri, il mercoledì l'architetto, perché l'architettura di legno è un'architettura che, insomma, neanche a dirlo, prima le case si facevano solo di legno, quindi non stiamo neanche a raccontarla, è una cosa antichissima. L'angolo dell'esperto. Il giovedì la nutrizionista. Rallentando anche il nostro metabolismo, il nostro corpo non si riattiva per bruciare i grassi. L'angolo dell'esperto. Il venerdì si parla in inglese. Small talk with Sophie Bennett and Sean Bell. Vi aspettiamo dalle 13 alle 14. L'angolo dell'esperto. L'angolo dell'esperto, programma ideato e condotto da Silvia Tamagnini. L'angolo dell'esperto, ogni lunedì con l'avvocato Paolo Tagliaferri. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, io oggi è il momento dell'angolo dell'esperto, a fianco a me, con la sua coperta di Linus fatta di fogli, libri e così via, l'avvocato Paolo Tagliaferri. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Però oggi ci hai portato un ospite. Sì, giustamente. Devi essere tu a presentare. Dai, è corretto. Io non ho questa confidenza ancora. Poi magari nel corso della puntata, qualche battuta. Vai. Benissimo. Allora, abbiamo qui con noi questa mattina Leonardo Masini, che è qui di fianco a me. Buongiorno. Buongiorno Leonardo, ben arrivato. Prima esperienza? Sì. In radio? In radio, prima in assoluto. Quindi, lo vediamo, è un po' emozionato, l'ha detto. Quindi dobbiamo cercare. Non l'ho detto, ho detto solo che è il mio esordio. No, lo sappiamo, dai, fra poco si scioglierà, come è avvenuto con Paolo, che già subito la prima volta ha cominciato a chiacchierare. Non ha spesso più. Allora, l'argomento di quest'oggi è molto interessante. Poi è simpatica la questione che è terminata proprio ieri, se non sbaglio, organizzata dalla Prospettiva Editrice, un mare di lettere, sì, con la presentazione di vari libri. Sembra, insomma, che sia andata anche bene, perché ci sia stata una grande partecipazione. Beh, ho visto in città, insomma, manifesti e altre forme di pubblicità su questa manifestazione, che è importante, bella, e credo sia l'unica nella nostra città. Ben vengano queste iniziative, sempre. Iniziative che riguardano appunto la cultura e la lettura. I libri, l'editoria, la lettura e quant'altro, ecco, riguardi la parola scritta. Infatti Leonardo è, diciamo, un professionista, no? Da questo punto di vista, se non altro anche come freelance in questo momento. Ma io non voglio rubargli il campo. No, continua, sei bravo. No, vai. Non gli voglio rubare il campo. Vai benissimo, presentalo, insomma. Diciamo che stiamo parlando di uno sceneggiatore freelance di fumetti. Wow. È sia copywriter che art director per una società specializzata, che poi lui ci dirà o meno, ed è un consulente editoriale, quindi anche con funzioni di editor per varie case editrici. Ha fatto vari corsi di scrittura creativa, è giovane. Bravo, e chi te l'ha detto anche tutte queste cose? Anche se non sembra. Bravo. Anche se... Poi Leonardo, correggimi. No, tutto esatto, tutto perfetto. Quindi è comunque sempre un piacere sapere che qui nel territorio ci sono questi personaggi dediti alla cultura, che spesso rimangono nascosti. Io lo dico da sempre, cioè, abbiamo un sottobosco locale che è molto vivo, ma che purtroppo, non so per quale motivo, non interagisce troppo con quella che è la città e non riesce a farsi conoscere troppo dai cittadini. Non lo so come mai, è una questione che non riuscirò ancora, devo trovare, è un dilemma per me. Cioè, il vecchio detto latino, nemo profeta in patria. Certo. Sembra che il posto in cui le persone vivano... ma in tutti i casi, poi ho visto, non solo Civitavecchia, ci siamo, ecco, un po' di difficoltà nell'uscire, nel farsi percepire nel posto dove si vive con una qualifica professionale o ben definita, a volte, poi insomma, quando si è in presenza di eccellenze, comunque poi la cosa esce fuori, quindi sì, ci si mette solo un pochino di più.
però è il bello e il brutto un po' della provincia, no? Della città, sì, della grande città di provincia, quando invece se sei a Milano, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, nessuno ti conosce, quello è il brutto, ma anche il bello, perché poi sei apprezzato per quello che fai e non per chi sei, perché certo. spesso anche il professionista vive questa fase dove conosco tuo padre, tua madre, cioè, cioè avviene un po' questa cosa un po' familiare, che è bella, è bellissima, fa molto calore, però a volte professionalmente... No, e si va dal professionista di fuori, che invece è molto bravo, o dallo scrittore di fuori, che invece lui è un fenomeno, e chi sta sul territorio invece no, sbagliatissimo. Senti, io l'ho già anticipato sulla pagina di Facebook di Radio Stella Città, quelli che sarà l'argomento di quest'oggi, che tu mi hai comunicato in maniera molto chiara, ovvero come proteggere il tuo manoscritto per quanto riguarda il diritto del copyright, sì, giusto? Sì, diciamo, ecco, bisogna fare una distinzione. Però prima, ecco, giustifico la presenza di Leonardo, certo. Perché Leonardo, avendo lavorato tanti anni e tuttora lavorando nelle case editrici, ci dirà poi, dal punto di vista poi della casa editrice, sia qual è la forma migliore di tutela legale, sia poi qual è l'iter del libro una volta che è stato protetto e inviato nella casa editrice. Tu prima giustamente hai fatto un'affermazione che va precisata, perché ovviamente non è facilmente intuibile la differenza tra copyright e diritto d'autore. Certo. Mentre il copyright fa parte della tutela di opere d'ingegno e creative, eccetera, eccetera, del mondo anglosassone, quindi del common law, che si basa sul case law, cioè sulle sentenze, sui precedenti legali, il diritto d'autore è invece il diritto... La tutela legale apportata dal nostro ordinamento e in tutti i sistemi continentali, cioè che si basano sulle codificazioni classiche e quindi del code law, cioè basate su un codice. Il copyright nasce con il deposito dell'opera all'ufficio copyright, quindi sì. Nasce solamente quando tu fisicamente depositi l'opera, mentre il diritto d'autore sorge con la semplice creazione dell'opera. È una distinzione un po' sottile, perché anche nel nostro ordinamento è vero che il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera, ma poi fisicamente tu devi portare un qualche cosa all'ufficio della SIAE, per esempio, certo. all'OLAF, l'ufficio opere inedite, perché altrimenti non sei protetto. Sì, sei tu l'autore, ma non te ne fai nulla perché non hai la protezione. Quindi in realtà è una distinzione che esiste, ma poi alla fine è molto sottile. A volte queste sottigliezze fanno il dettaglio, sì, come in questo caso. Assolutamente. È certo. Così. Certo. Ci fermiamo qualche istante va con la pubblicità. Rimanete qui sui 101.2. A fra poco. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Stay with noi. Radio Stella Città. Centro Stampa Romano, le migliori tecnologie di stampa per quotidiani e periodici, in rotativa, colori e bianco e nero, per qualsiasi tiratura, per tutti i progetti grafici, passo dopo passo, ideazione e realizzazione di qualsiasi tipo di prodotto editoriale. Centro Stampa Romano, siamo a Roma in via Alfana 39, perché l'editoria da noi è di casa. Se stai cercando l'armonia e il benessere, ora lo puoi trovare a Civitavecchia, in via Apollodoro 100. Erboristeria Armonia, della dottoressa Fabiola Pietroni. Erboristeria Armonia, in via Apollodoro 100. Per info 366 10 70 836. Regalati un mondo di benessere. La radio che c'è in diretta, Radio Stella Città, in FM e web. Ma quanto sono belli i commenti quando ci sono i break musicali e i break pubblicitari. Andato bene? Sono andato male? Sei troppo forte, poi è vero, chiacchiera tantissimo. Giustamente l'avvocato potevi fare, come io pure chiacchiero tanto e mi ricordo all'esame di maturità il presidente della commissione mi disse: tu puoi fare l'assistente sociale. Io va bene. Beh, alla fine faccio la giornalista radiofonica, quindi alla fine sempre di chiacchiera. Un bel lavoro, bellissimo. Bene, allora stavamo parlando di queste sottigliezze, della differenza tra il diritto d'autore e il copyright. Hai appena accennato che hanno una differenza fondamentale, è temporale.
perché il diritto d'autore nasce nel momento in cui l'opera è realizzata. Sì. Sì, mentre sì. il copyright nel momento in cui viene registrata. È esattamente, così? Nasce nel momento in cui si va a registrare. Sì, ho capito, bene, sono promossa allora. Sì, perfetto, vieni voti, vieni voti. Perfetto, ma quindi, come faccio? Io immagino, ora non so, dimmi se sbaglio a farti questa domanda. Io oggi credo che tu vorrei darci tutte le informazioni in merito a come tutelarci possibile... Come si chiamano truffe? Appropriazioni in debito. Plagi, plagi. Ma diciamo che come puoi sempre vedere poi di persona, io mi preparo sempre delle scalette e vari riferimenti legislativi. Qui abbiamo un codice commentato, un altro codice commentato alla legge sul diritto d'autore. Quindi brevemente dirò che le fonti nel nostro diritto sono rappresentate dagli articoli 2575 fino al 2583 codice civile, dalla LDA, cioè la legge sul diritto d'autore, la legge 633 del 41, e da due decreti legislativi, 518-92 e il 68 del 2003. Chiudo, perché poi... No, perché insomma sappiamo che non deve essere una mera enunciazione di legge, altrimenti diventa pesante. Certo. Poi ho sempre detto che si può sempre vedere il riferimento legislativo su un codice commentato, sui siti, ci sono siti bellissimi, su banche dati, quindi... Chiudo la parte, diciamo, meramente legislativa. Per quanto riguarda la tutela, è un aspetto particolare, perché la persona che si scrive le poesie, la persona che scrive un piccolo raccontino, il manoscritto nel cassetto, il sogno nel cassetto, no? Prima di invia, quanti ce ne saranno? Tantissimi. Si stima che in Italia siano tantissime le persone che scrivano, anche di più di quelli che leggono, e questo è, diciamo, un lato... un punto dolente. Non so se Leonardo tu sei d'accordo che insomma si dovrebbe sempre leggere, no? Io sono uno di quelli che ha il libro nel cassetto. Ma ancora non l'hai pubblicato? No. Però lavori nel mondo dell'editoria? Sì, lavoro nel mondo dell'editoria, ma su lavori di altri. Io vengo in seconda battuta. Lui è una funzione importantissima. Lui è il... è l'editor, cioè colui che prende un testo, lo taglia, lo sfronda, non solo di errori grammaticali assolutamente o di refusi, ma rende fruibile il testo. Molte volte riesce a capire l'intenzione dello scrittore stesso e di renderla più pulita, migliore, più chiara. E devo dire che... vabbè, non è un mistero che stiamo anche facendo un lavoro insieme sul mio libro in questo quindi momento. Ti starà tagliando e risistemando un po' tutto, diciamo, perché a volte è frustrante perché mi ha dato il manoscritto con i suoi commenti, io l'ho insultato ad ogni commento che faceva. Diciamo che eravamo un po' più amici prima di iniziare a lavorare insieme, alla fine non so come finirà. Vabbè, è giusto, bisogna accettare. Sì, assolutamente. Perché in effetti a volte anche a me mi è capitato di leggere delle situazioni che dici, beh, forse se la impostassi in maniera differente sarebbe più leggera e più scorrevole. Sì, no, poi cioè, dal punto di vista esterno chiaramente sei più lucido, no? Certo. Nel senso, non ci sono, non hai delle... idee. Te infatti l'editor deve essere fondamentalmente qualcuno che deve essere estremamente professionale, si deve levare di dosso tutta la formazione sociale pregressa e deve essere proprio un come se fosse un computer alle volte, no? Chiaramente ci devi mettere del proprio, però deve essere lucido. E spesso l'autore qualcuno molto orgoglioso, qualcuno un po' più normaloso perde questa qualità e quindi noi dobbiamo riniziare, cioè rendere la strada un po' più dritta. Però io penso sì, lucido sì, però è pure vero che devi essere una persona che è in grado anche di saper percepire e vivere quelle che sono le emozioni, le sensazioni o anche i racconti che lo scrittore vuole trasmettere. No, infatti, quindi cioè, una lucidità esterna per quanto riguarda, credo, la forma, che comunque tu dovrai saper rendere migliore e più appetibile, più facile da comprensione. Però effettivamente tu sei privo di quelle che sono le tue emozioni, però ti appropri delle emozioni dello scrittore. Per quello il rapporto è simbiotico tra autore e editor. Cioè, prima di iniziare a lavorare insieme si deve parlare tantissimo. E Paolo parla tantissimo. Beh, allora lì
Guarda, lì, su quello non posso dire niente, perché ho scoperto anch'io questo lato dell'avvocato. Ma però è il suo mestiere. Allora deve diamo la parola a Paolo, perché no, sono io... almeno un paio di minuti che sta zitto. No, io in questo momento sto leggendo tantissimo Charles Bukowski, che sto adorando, ed una frase che lui dice mi ha veramente atterrito, cioè la legge universale è che chi, lui dice, chi ha meno talento più parla e più tenta di emergere. E quindi ho detto oddio, mi ci sono ritrovato, ho detto non vorrei essere uno di questi, e vabbè, correrò il rischio, perché l'importante è essere coscienti, ecco, che esistano anche analisi impietose del buon Cinaschi di questo tipo, e quindi vabbè, si deve sempre cercare di essere moderati. Certo. Beh, dal punto di vista della tutela, sì, possiamo dire che esistono, vabbè, la tutela classica è quella di prendere il manoscritto, si va a citofonare alla SIAE, che sia, credo sia in Viale della Letteratura, no, all'Eur, da quelle parti si citofona. C'era Civitavecchia, però quella è per quanto riguarda la musica, no? Credo, c'è anche a Civitavecchia l'ufficio Olaf, cioè l'ufficio opere inedite, credo che sia proprio esclusivamente lì, almeno io sono andato due volte, okay, e mi hanno mandato lì, e si va in SIAE, okay, si dice voglio, e noi parliamo ovviamente di cartaceo adesso, parliamo di libri, certo, voglio depositare questo racconto, questo libro, questa poesia. Bene, ti danno un modulo. Si descrive l'opera, si dice più o meno quante pagine sono, ma approssimativamente, si mette il titolo dell'opera, dell'opera, si dà una definizione generica più o meno di che cosa tratta l'opera, si paga una tassa, altro punto dolente, che credo adesso si aggiri intorno alle 133-140, io adesso sì, l'ultimo deposito l'ho fatto 2-3 anni fa, quindi non ricordo con precisione. Si sbrigano delle formalità velocissime, l'opera viene presa in carico, si riceve un certificato e il deposito vale 5 anni. Attenzione, perché si deve rinnovare sempre di 5 in 5, e questa è la tutela classica. Perfetto. Altrimenti si va da un notaio, si va da un notaio e si certifica anche lì che si è autori dell'opera, si rilascia una copia, si ottiene anche lì una ricevuta di deposito, viene depositata in plico sigillato ma con apposizione delle date, eccetera eccetera. Più o meno di questo tipo è il famoso deposito dall'avvocato. Ovviamente il notaio ha un'ufficialità diversa, perché ricopre una qualifica ben diversa da quella dell'avvocato, quindi l'avvocato è un mero professionista privato, però tuttavia un minimo di valore lo può dare anche quella dell'avvocato. Quindi diciamo tutela SIAE, tutela di un notaio, tutela di un avvocato, e poi ci sono delle forme diverse, cioè una di autotutela e una forma nuova che sto vedendo in questi giorni, molti la commentano su vari siti, su vari blog, ne parlano. Se abbiamo tempo ne parliamo adesso, altrimenti io invece dico che andiamoci ad ascoltare una canzone, così almeno perfetto, dalla tua chiacchierata suspense. Ma poi soprattutto, anche perché ci sta bene, lo sapete, in radio io mettere, certo, sempre, come possiamo dire, alternare parole e canzoni, secondo me non c'è che cosa più bella. Sempre. Andiamo ad ascoltare Neffa, Quando sorridi. Da portare con sé, non dirmi che tu non lo sai, ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi, poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai, ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine.
c'è quello che vuoi, ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono, anche se per farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Avete ascoltato Radio Stella, Città News. Neffa, commentata, insomma, vi è piaciuta la scelta musicale? Azzeccatissima. Io preferivo usare Giocaputo. Ma... lo so, non... doveva essere una richiesta che doveva pervenire prima della diretta, mi dispiace, mi dispiace. Stavamo parlando dei vari diritti che ha un autore, abbiamo elencato alcune delle forme di tutela che ha uno scrittore, appunto, quella ufficiale che è il deposito in SIAE, quella legale, il deposito del notaio e dell'avvocato, ma poi avevi anticipato anche una tutela fai da te, che ora non so se è più economica oppure no, però c'è anche la possibilità di autotutelarsi, si può dire? Sì, c'è una forma di autotutela che è poi quella conosciutissima da tutti gli autori, aspiranti autori, è quella del deposito, o dell'andare in posta, farsi mettere il timbro data certa sul manoscritto e... spedirselo, ma comunque passare per la posta, sia che sì, si abbia poi il manoscritto con questo timbro data certa, oppure che dopo il timbro data certa uno se lo spedisca. Però io posso dire che per esperienza personale, almeno in qualche ufficio postale, non è mancato, c'è stato un difetto di comunicazione, non sono riuscito bene a esprimere cosa volessi, quindi non è andato in porto. E allora che cosa ho fatto? Le prime forme di tutela, ho preso il manoscritto, l'ho imbustato e me lo sono spedito con raccomandata. Ancora meglio sarebbe prendere il manoscritto, piegarlo, spillarlo ai lati e fare la famosa raccomandata cattiva, che è quella senza busta, ma si fa solamente, diciamo, sulla parte back della pagina, sul dietro si scrive e ci si autospedisce in raccomandata con ricevuta di ritorno il plico. In quel caso si avrà l'apposizione sullo stesso plico, sì, del timbro della posta, e si ha la certezza che quel giorno, in quel momento, io ero già in possesso quantomeno dell'opera stessa, per cui farà fede in un'eventuale controversia. Il fatto è che in realtà la forma per eccellenza di tutela non esiste. Cioè, se qualcuno fa un plagio della tua opera, o se qualcuno si spaccia per autore dell'opera che hai scritto tu, sarà un problema andarla a dimostrare in giudizio. Sono tutte presunzioni che lasciano... presupporre che tu sia l'autore dell'opera, ma sono tutte presunzioni, non c'è la prova provata, non c'è il giudizio divino che dice tu sei l'autore. Per cui se uno fa una cosa del genere, prima di mettere il plico magari mette una dichiarazione testimoniale da parte delle persone che ti hanno visto farlo. Io per esempio consiglierei sempre di tenere le versioni, le bozze che hanno portato a quella versione del manoscritto, cioè quelle pagine scritte con le freccette, con le cancellature, eccetera.
perché si ha la prova, sì, un minimo, si ha un'altra presunzione che tu sia il vero autore dell'opera stessa. Ma tra tutte le forme di tutela, quella iniziale, fai da te, di questo tipo, credo sia una delle migliori. Ultimamente c'è stato però, ultimamente almeno io per la mia, diciamo, relativa ignoranza, perché mi vado a documentare un pochino, c'è anche un'altra forma di tutela che sta crescendo in questo momento, soprattutto sul web, che è quella costituita dall'opzione del copy zero. Io posso citare il sito, è quello, sì, del www.costozero.org. Sostanzialmente si tratterebbe di una marca temporale qualificata, mm-hmm, che sfrutta alcuni protocolli della firma digitale, con la quale si ha A, la prova della creazione di un'opera da parte di un determinato autore, sì, B, la prova dell'esistenza di un'opera ad una data certa, sì, e si ha una data e un orario opponibili ai terzi. Poi andate a vedervi il sito perché è abbastanza preciso e c'è tutta questa cosa nuova anche per me. È una marca che costa 0,36 centesimi. Niente. Niente. E ci sono alcune persone che dicono che sia ottima. Ottima, ah, anche, diciamo, equiparata al vecchio sistema della raccomandata. Però insomma, ecco, le tutele per il sogno nel cassetto sono legale, notaio, la SIAE, anzi la SIAE è la principe, poi, sì, c'è l'avvocato o il notaio, l'autospedizione, il timbro di data certa della posta o l'opzione copy zero. Io poi non so se Leonardo, dal punto di vista della casa editrice, ci può dire qual è la sua sensazione, insomma, al di là, sì, poi del percorso del libro, no Leonardo? Ma in realtà io di questi aspetti non mi sono mai curato granché, non è il mio lavoro e non vorrei dire cose che magari possono essere equivocate. Ma se il tuo sogno nel cassetto, smettila, come lo tutelerai? Io andrò da un bravissimo avvocato, no. Di Civitavecchia, che non sono io, e speriamo che lui mi dia dei consigli buoni. Risposta evasiva, ma perché fondamentalmente però succederà che un giorno il tuo sogno nel cassetto verrà pubblicato, io ne sono certa, sì, deve avvenire, devi trovare solo il momento per giusto. Per ora è un libro nel cassetto, poi il sogno nel cassetto... Sì, il sogno inteso come il manoscritto. Attenzione, io posso fare la spia per una cosa? Sì, non lo so. La farò adesso, no. Cioè, Leonardo Basini è autore qualche anno fa di un libro che si chiama Il grande libro del rugby. Che ho scovato, interessante. Lui però si vergogna. No, ancora no. Devo comprare. Perché io per ogni copia venduta ho un caffè omaggio dalla casa editrice. Vedi? Quindi vuol dire diventare caffenomane alla fine. Sì. Vedi, a proposito, hai anticipato una questione importante, giusto? Una curiosità che abbiamo tutti, ovvero, ma se io pubblico un libro, diciamo, e questo libro naturalmente per quanto riguarda la vendita al pubblico ha un costo, quanto ci va a guadagnare l'autore e per quanto tempo? Molto poco, pochissimo. Molto poco. Quindi lo fa soprattutto per una per la gloria, molto poco. Molto poco, è solo per una questione personale, insomma. No, vabbè, scherziamo, poi dipende chiaramente dal tipo di contratto che l'autore stipula con la casa editrice. Ci sono contratti forfettari che comunque comprendono anche delle percentuali sulle vendite, percentuali che poi salgono a seconda della pubblicazione, soprattutto all'estero. Pubblicare all'estero dal punto di vista finanziario è molto più importante per un autore. Però insomma, penso che dipenda dal fatto che pubblicare all'estero vuol dire che l'opera in sé valga, nel senso, quando un editore estero investe su un autore già pubblicato al di fuori della propria nazione, allora evidentemente i numeri delle vendite sono numeri considerevoli e quindi in percentuale sale anche la percentuale dell'autore. Ho capito, quindi vabbè, lo sappiamo, quando parliamo di best seller che hanno venduto milioni di copie tradotti in non si sa quante lingue, lì credo che per l'autore ci sia un guadagno. Poi se hai la fortuna addirittura che del tuo manoscritto ne venga fatta una trasposizione cinematografica, lì si parla di altre cifre.
Ah, vedi? Quelle, vabbè, sono fortune. Anche perché poi spesso la trasposizione cinematografica è deludente rispetto a quella del libro, eh? Però comunque sono fortune, perché credo che lì sono molti i diritti che debbano essere pagati all'artista, è così? Sicuramente più importanti di quelli cartacei, sì. Interessante, chi lo sa, magari quando pubblicherai questo libro, eh? Ma magari anche un bel film sul grande mondo del rugby potrebbe essere. Perché no? Beh, guarda, io lo dico, da poco fa è stato pubblicato un libro su mio nonno, Vittorio Tamagnini, te l'avevo detto. Abbiamo visto in libreria, sul pugile, no? Sì, sì. Bello. Quindi è sempre comunque un piacere, pure lì parla della vita di un campione olimpianico, insomma. Del 28, il primo a vincere... diventa primo campione del mondo per quanto riguarda il pugilato, il primo a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, insomma tutta una storia. È da prendere, da prendere, da leggere. State attenti a me, che ho parenti pugili. Posso essere pericolosa, assolutamente. Senti, andiamo ad ascoltare un'altra canzone, sì. Questa volta però sono i Depeche Mode, quindi passiamo all'internazionale, belli, visto che abbiamo parlato, insomma, di libri che vengono tradotti in varie lingue. Il titolo è South My Soul. I'm coming for sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, I need more. It's only one way to soothe my soul. There's only one way to soothe my soul.
Sì, sei andato in diretta, ti ho aperto il microfono perché voi non potete capire il caos che fa Paolo. Bene, bene. Senti, io ho una domanda che proprio terra a terra che devo fare. Per me? Sì. Ah, vedi, okay. Mi leggi nel pensiero. Mi guardai. Hai ragione. Ma quanto ci guarda? Allora, l'abbiamo anticipato poco fa, però effettivamente io voglio scrivere un libro, okay. Magari. Silvia Tamagnini vuole scrivere un libro. Quanto ci potrei andare a guadagnare? Vabbè, diciamo. Guarda, cioè, il discorso non è univoco. I autori più o meno emergenti, poi chiaramente dipende dal contratto che si stipula con la casa editrice, quindi sì. Per autori più o meno emergenti si parla di una percentuale sulle vendite, quindi sul prezzo di copertina che va dal 5 al 10%. E, poi chiaramente se come dicevamo prima la pubblicazione arriva anche all'estero, le percentuali aumentano anche fino al 30%. Wow. E, le case editrici spesso per venire incontro agli autori, soprattutto se la stipula del contratto è antecedente all'opera stessa, si stipula il contratto quando l'opera ancora in sé non è stata scritta. Una sorta di rimborso spese forfettario prevede che la casa editrice appunto ti dia un corrispettivo iniziale che è una sorta di anticipazione sulle vendite, sì. Che poi chiaramente andranno ad essere detratte appunto dalle vendite successive. Comunque, insomma, si parla di numeri per cui non si diventa ricchi, ecco. Non si diventa ricchi e neanche ci si vive, insomma. Beh, dipende, insomma, poi chiaramente dipende dalla bravura dell'autore. Certo. Quello è fondamentale, dall'organizzazione della casa editrice, dalla distribuzione, della promozione che ne fanno, dall'investimento che la casa editrice fa sull'autore stesso. Ho capito. E nel caso in cui, come succede spesso, da un libro viene tratto un film? Per questo non ti saprei dire. So sicuramente che quegli autori là se la passano molto meglio di me. Certamente. Ma in quel caso, insomma, lì ci si può vivere. Lì ci si può vivere, una bella villa a Beverly Hills. Sì, ecco, sì. Ok. Quelle sono fortune. Che vabbè, date anche sicuramente perché il libro deve piacere. Sicuramente saranno ottime strategie di comunicazione, marketing studiato, certo. Appositamente per quell'opera, che sicuramente danno una mano, però lì ci deve essere, credo, anche un po' di sostanza nel libro. Che senza deve... anche un po'. Giustamente ci deve essere, deve essere piacevole, deve piacere, sì, deve esserci passaparola. Poi che c'entra? Ci sono dei best seller che non hanno molta sostanza, però piacciono, sì, sì. Perché magari hanno delle doti, delle caratteristiche. Non faccio nomi, assolutamente. Senti, avvocato, sì. Ma io scrivo, Silvia Tamagnini scrive un libro, ci guadagna un sacco di soldi, magari. Beh, io divento immediatamente il suo avvocato, ovviamente. Ma quanto può durare? Per quanto tempo dura il diritto d'autore su quell'opera? Allora, diciamo che dobbiamo distinguere sia i diritti patrimoniali o economici, sia i diritti morali. E l'articolo 25 della legge sul diritto d'autore, che cosa ci dice? Che i diritti di sfruttamento commerciale, quindi i diritti patrimoniali, tra virgolette, uso una parola grezza, durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore stesso. Okay. Quindi per 70 anni ci sarà un introito derivante appunto dall'opera stessa, dai diritti. Quindi per 70 anni? Per 70 anni dopo la morte, quindi perfetto. Dopo la morte, per altri 70 anni, ci sarà, diciamo, lo sfruttamento economico da parte dell'autore, dalla famiglia, dagli eredi, eccetera, eccetera. Ti faccio una domanda, non so se c'entra oppure no, ci provo. Ma se io scrivo con uno pseudonimo, per esempio non sono Silvia, sì. Tamagnini, ma no, Pincapalla. Giustissimo. In quel caso, ovviamente, tu dovrai dire che tu sei Pincapalla, scritto in una scrittura privata, eccetera, eccetera. In quel caso ci sarà una durata diversa, perché si avranno 70 anni, cioè
si potrà avere diritto a sfruttare economicamente i diritti derivanti dalla propria opera per 70 anni dopo la prima pubblicazione, quindi non dalla morte dell'autore. Pubblichi il tuo libro e da 70 anni, decorsi 70 anni dalla prima pubblicazione, si decadrà dal diritto di sfruttamento economico. Bene. Questa è più o meno la distinzione. Mentre poi i diritti morali in realtà sono inalienabili, durano, tra virgolette, uso questo linguaggio, diciamo così, questa riduzione semplicistica, per sempre, perché praticamente è il diritto di paternità dell'opera, quindi il diritto dell'autore ad essere riconosciuto autore di quell'opera è indipendente, inalienabile, può essere fatto valere dagli eredi senza limiti di tempo. E l'autore può rivendicare l'opera, opporsi a qualsiasi modifica o a danno che possano arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione dell'opera, eccetera, 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 eccetera. In realtà si dice che questi siano inalienabili. Credo che a livello europeo, a parte, c'è una tutela fortissima in Germania, dove il plagio è stato equiparato al furto, quindi sono pene fino a 5 anni di reclusione. Cioè, i tedeschi, diciamo, come che sempre, sono stanno avanti e sono rigidi. Abbastanza rigidi, nel bene e nel male. E nel male, sì. E, a livello europeo ho letto da qualche parte che c'è anche la possibilità di trasferire in vita il diritto morale. Insomma, è una cosa legata alla copyright. Io mi terrei sull'italiano, ecco, in questo senso. Quindi, ma gli eredi di Pirandello, stanno guadagnando qualcosa? Gli eredi di Pirandello 70 anni dopo la morte, adesso no. Svelerò tutta la mia ignoranza. ignoranza. Vabbè, allora facciamo gigantesca. Non lo so. Non credo ormai che sia basta. No, hanno solo il diritto morale alla, okay. tant'è che poi come avete visto cominciano a esserci varie edizioni di vari autori per ogni casa editrice, quindi non c'è più l'esclusiva per quella casa editrice, no? Quando vedete un Proust edito da varie case editrici o Hemingway editato da varie case editrici, significa che sono scaduti, tra virgolette, in modo brutto e brutale, scaduti i diritti d'autore. Esatto. Quindi è proprio categorico, oltre i 70 anni proprio, è sempre stato così oppure è cambiato? Beh, dall'introduzione di questa legge, con le successive modifiche, sì, però sì, sostanzialmente sì. C'è il discorso del traduttore, perché anche il traduttore poi, una certa traduzione viene protetta per altri 70 anni, o per esempio l'edizione critica di un romanzo. L'edizione critica di un romanzo viene considerata come un'opera derivata e quindi protetta anch'essa per altri 20 anni. Ci sono delle dopodiché l'opera diventa di pubblico dominio, dopodiché si va in una specie di serbatoio dove tutti possono prendere. Esatto, infatti avete visto anche i siti tipo Liberi, no? Quei siti dove uno si può scaricare. Lì ci sono altri che rinunciano proprio gratuitamente ai propri diritti, però okay. Insomma ci sono varie opere che poi diventano di pubblico dominio. Senti Leonardo, ma quanti sono gli aspiranti scrittori? Ma non ne ho idea, questa è una domanda che penso tanti però magari no, quelli che effettivamente vengono presso una casa editrice per dire io vorrei scrivere un libro, cioè io immagino magari tutti avranno quelli sogno tantissimi che sono sì, tanti quelli sono tantissimi sì poi a quel punto, quando si è esaurito il discorso sulla tutela dei diritti d'autore e finalmente si entra in contatto con la casa editrice, lì inizia il lavoro vero e proprio sul libro, quindi dal libro iniziale che viene portato alla casa editrice. Se hai la fortuna di pubblicare, poi magari ecco, puoi anche trovarti in libreria un libro stravolto completamente dall'idea iniziale, perché comunque il direttore editoriale ha intravisto qualcosa che l'autore neanche pensava di in origine poter esprimere, e quindi magari viene stravolta l'opera iniziale, ma insomma sono e quella tantissimi... appartiene sempre all'autore comunque? Certo, sì, come no. Sì. No, perché poi quando si entra in contatto con la casa editrice, tutte le professionalità all'interno della casa editrice, tra virgolette, lavorano con l'autore, quindi dal direttore editoriale, che è colui che cura i titoli, poi l'acquisizione dei libri e i contratti stessi con l'autore, Al famoso editor, al consulente editoriale, poi giù grafico, il redattore, il correttore di bozze, insomma tutti lavorano nello stesso verso per rendere il libro fruibile.
e farlo arrivare sul mercato. Vedi, sono, beh, c'è un bel lavoro, insomma, uno non lungo, tanta pazienza, poi soprattutto ci vuole anche capacità, io credo, di sapere interagire con le persone. Quello, perché nel momento in cui ho sentito diverse volte che professionalità estranee completamente al mondo dell'editoria dicevano che la prima qualità di un professionista è l'essere psicologo. Sì, sì. E non esula il mondo dell'editoria, perché poi chiaramente quando si ha a che fare con persone diverse, in questo caso autori, quindi già l'autore, no? Certo. Ha una sua idea e tutto ciò che chiaramente è proprio, visto nelle mani degli altri, tende a essere un po' protetto, no? E quindi l'editor, in questo caso, che in italiano è il curatore editoriale, deve essere bravo a far capire all'autore che alcune correzioni, alcuni tagli, alcuni personaggi devono essere modificati per il bene dell'opera, non perché l'autore è antipatico, ecco. Guarda. Sta guardando. Perché è capitato con te? No. Hai fatto il permaloso. No. Sei stato permaloso. Su carta sì, nel senso che ho controcommentato i suoi commenti insultandolo, minacciandolo più volte, ma poi in realtà abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti quest'estate in una libreria che frequentiamo qui a Santa Marinella, che è la libreria del nostro amico Angelo De Rosas, e quindi sbevazzando, parlando di letteratura e altro, è saltata fuori questa cosa, questa passione, e da lì ci siamo messi a lavorare, diciamolo, passione sempre per le lame, giusto? Ma diciamo per la letteratura in genere, per la letteratura in genere, e anche, diciamo, sì, questo è un aspetto che se detta così preoccupa un po' i nostri ascoltatori, soprattutto a me che sto chiusa qua dentro. No, soprattutto per la buona letteratura e per la letteratura non solo di evasione, ma insomma per quella letteratura, dico una cosa sciocca ma scritta bene, no? Per quella che ti dà proprio piacere commentarla, leggerla, raccontarla e... Certo, bello, e bello, quindi poi da lì è nata questa avventura tua che culminerà il prossimo anno, così sì, oppure diciamo no? Che in aprile ci sarà questa uscita, editor permettendo, editor per, se non mi abbandona l'editor, no, diciamo, tranquillo. Diciamo di sì. Diciamo così, bene, lo sai che il tempo a disposizione è terminato, perché chiacchiera, quest'ora è passata. Bene. Non so, c'è qualche piccola, rapida cosa che vuoi sottolineare in merito a quello che abbiamo detto oggi, oppure bene o male, insomma... Diciamo un commento che ho visto in qualche sito, in uno di tanti siti che non cito, ma insomma tutti molto intelligenti, sia questo di Copy Zero, ho visto il sito di Simone Navarra, ha fatto benissimo, quello dell'avvocato Bruno Saetta, sono siti, ecco l'altra collega di Bologna, Silvia Savigni, tutti siti molto ben, veramente ben fatti, al di là poi dei nostri libri che abbiamo qui, dei commenti ben fatti. Sì, un commento molto intelligente poi è stato questo, credo da un anonimo fatto nel sito di... credo da Simona Liprandi, fatto nel blog di Simone Navarra. Cioè questo, che poi in realtà l'editore non ha interesse a rubarti l'opera, ha interesse a avere un rapporto con te, scrittore. Quindi se vali qualcosa, ha interesse a prenderti, non a rubarti l'opera e rifarla. A meno che magari non sia così in malafede da prendere il tuo manoscritto o lo dà al tizio Caio famosissimo e ti riscrive completamente l'opera, ma si esporrebbe ad una contenzioso legale infinito. Fa prima a prendere l'autore, ti affianca l'editor bravo, cerca di capire se hai del talento e te lo tira fuori in tutti i modi. Quindi tutto questo sul rubare plagio dell'opera in realtà potrebbe a volte essere un falso problema. La casa editrice seria, sveglia, che ha interesse a prendere l'autore, se lo prende e lo fa crescere, no Leonardo? Poi tu confermami se questa cosa, questa impressione suffragata da vari commenti intelligenti è giusta o meno. Credo che in realtà sia così, no? È così. Cioè, mi vado a fare un contenzioso legale con un autore che potrebbe aver fatto tutte le cautele del mondo. E, certo, forse può succedere che magari... fiutando l'argomento e fiutando il momento possano scrivere un libro, commissionare un libro più o meno come il tuo, ambientato nello stesso periodo, più o meno con le stesse cose, ma in quel caso però non si avrebbe
non si avrebbe plagio, no? Poi correggimi tu. No, credo. Anche perché poi il discorso che facevi è giusto, perché comunque la casa editrice scommette sull'autore, non sul libro fondamentalmente. Nel senso, non è si presuppone che un autore non scriva un'unica opera nel corso della propria vita. E quindi rubare un'opera per poi perdersene altre 19, insomma, non gioco non vale senso, la candela. È questo. Quindi, allora, per tutti gli aspiranti scrittori che sono all'ascolto, a questo punto posso dire: non demordete. Assolutamente. No. Se c'è un talento, sicuramente certo. Viene valorizzato dalle case editrici. Tutti hanno l'interesse nel valorizzarlo. Certo, quindi ben vengano, anzi, perché poi nuove idee, freschezza, tutte queste situazioni credo che siano ben accettate in una realtà, insomma, che poi può essere anche quella locale, perché assolutamente io ribadisco, abbiamo tanti artisti qua, anche molto bravi, persone che sanno lavorare e che sono professionali. Quindi perché non valorizziamo tutte queste situazioni? Assolutamente sì. Bene, io vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, che avete trascorso una piacevole ora insieme qui su Radio Stella Città. Con Paolo l'appuntamento è il prossimo lunedì. Quindi con l'angolo dell'esperto è il momento dell'avvocato. Yes. In settimana vi terremo aggiornati su quello che sarà l'argomento. Perfetto, un saluto a tutti. Con Leonardo, se vorrei venire a trovarci, sei sempre il benvenuto. Grazie a tutti. Grazie per l'ascolto e con me ci sentiamo domani mattina come sempre alle 10 con la rassegna stampa. Ciao.